Buongiorno rider, io mi sono appena alzato e sono a Storo perché ieri abbiamo affrontato una giornata di tecnica qui a Storo, che c'è una pista, e invece oggi ho intenzione di spostarmi a Odolo, che è qui a pochi chilometri, diciamo neanche 40 minuti di strada, perché affronteremo il training con i Jaguari. Ci saranno Thomas, Cioche, e Riccardo e Stefano, e probabilmente sono per strada loro, adesso mi avvierò anch'io. E niente, qui abbiamo fatto una giornata di tecnica ieri con altri ragazzi, è andata molto bene e ho deciso di venire in camper perché appunto i programmi erano questi, e ottimizzando un po' i tempi anche per non far troppi chilometri avanti e indietro. E ne è valsa la pena, perché alzarsi con una giornata così e direttamente uscendo dal camper trovarsi ben di Dio, bellissimo. Siamo per strada, siamo quasi arrivati a Odolo e questa mattina faremo un bel turno di prove libere. Poi faremo un turno dove faremo dei giri tutti assieme e io starò davanti a loro per mostrargli le traiettorie che sicuramente da soli non sono in grado di vedere, perché è la prima volta che vedono questa pista, e la pista di Odolo, vedrete anche voi dalle immagini, è molto, molto bella ma impegnativa e di un certo valore. Quindi ci vediamo direttamente nel pomeriggio, direi, con le immagini del vero training. A dopo, ciao! Pausa pranzo, ragazzi, una cosa importante, ve la consiglio anche a voi quando c'è una pausa abbastanza importante. In questo caso noi siamo fermi dalle 12 alle 2. È molto utile fare un giro di pista a piedi, o almeno andare a vedere Keila, quella è una traiettoria da evitare. È importante andare a vedere i punti critici della pista, quelli che magari vi danno un po' di difficoltà o vi creano qualche dubbio. Saltone della casina di Odolo. Show you tonight.
Ma no, ciò che bella, mi è piaciuta. Quando ho fatto l'errore, Thomas, se c'eri un pelo più vicino lo passavi. Devi crederci, devi stargli attaccato, mai mollare, perché per un metro lo infilavi. Com'è? Non attacca dietro. Non attacca dietro? È cambiato il terreno, adesso è più secca, eh. Patina tanto. Riccardo, primo giro, bisogna aggredire di più. Non te che vedi? No, ogni volta che cazzo la testa è troppo sicuro. Ah, va a cambiarli, dai, ti aspetti. Bitch, you think I really can? I've been grinding hard for all this shit. Now you wanna compare? Do the fleet, see results, never quit. Fuck your bitch, everyone is in it. All the money in this music is. Yeah, so better run, little sucker. Get on my way, motherfucker. I'm coming for the number one spot. Cause I can make this shit blow. Make it gunshot, 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 gunshot. Make this shit blow up like a gas show. Abbiamo appena finito di fare 3-4 ripetute da due giri con partenza stile manche e niente, avete visto anche dalle immagini che c'è stata parecchia battaglia, poi c'è stata una caduta di ciocche che adesso vediamo se gli fa un po' male al polso, andiamo a verificare. Thomas ha cambiato marcia da stamattina. Vai Thomas? Sì. Hai preso confidenza? Sì, mi piace di più la pista. Si vede? Bravo anche Stefano che ne hai vinte 2 su 4. Eh? Sì. 2, vero? Sì. 2 su 4 l'ha vinte Stefano e nonostante la potenza del 4,5 riusciva a gestirla. Grande. E Riccardo ha avuto qualche problemino con gli occhiali all'inizio e poi alla fine cosa è successo? Un po' stanco. Un po' stanco? Sì. Odolo ragazzi, pistone non perdona, bisogna prenderlo con le pinze. Comunque adesso facciamo una bella pausetta e dopo vedo se riesco a filmare l'ultima manche della giornata con il drone, sempre che non si alza l'aria, perché con la fortuna che ho ogni volta si alza l'aria. E niente, a dopo. Yeah.
Unapologetic is what I'll never be, no. It ain't so. We on a higher level, that's just how the game goes. It could have been a studio or upon a stage show. We are pop style, drop bombs, mash con. It's a long road to the top. Far we are come from and we not look back. Far me I come from and we not look back. Far me I come from and we not look back. I be winning every day till it feels like deja vu. We never stray, none at all, no matter what you say or do. So we celebrating, getting money, it's an everyday thing, yeah. What these lanes can do. Every day winning like it's deja vu. 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 Me tell them time and time again, them still not get it. Me make them recognize the hustle, then respect it. We put the numbers up the scoreboard, you fi check it. One layers of green, no one a lettuce. I'm cooking up, we looking stuck, making noise. I know you see us, professional, now I mix with no rookie stuff. Can't know you wrong if you think I ain't good enough. We make it happen, raise alarm when the team pull up. It's a long road to the top. Far me I come from, I may not look back. Far me I come from, I may not look back. Far me I come from, I may not look back. No one ever said it would be easy. And anything is so you have to reap it. All them want breathe. Who no one hear of a bumbo clad feel it. Winning every day. Winning every day. None at all. So we celebrating, get money, it's an everyday thing, yeah. What these lanes can do. Every day winning like it's deja vu. See me winning every day till it feels like deja vu. And we never stray, none at all, no matter what you say or do now. So we celebrating, getting money, it's an everyday thing, yeah, yeah. What these lames can do, every day winning like it's deja vu. Abbiamo finito questo allenamento veramente bello, devo dire che sono contento, non me l'aspettavo che la prendessero così bene questa pista, perché secondo me è una delle più belle ma impegnative del Nord Italia. L'hanno imparata discretamente bene, questa mattina standomi anche dietro hanno visto le linee e in maniera da interpretarla in maniera discreta senza perdere troppo tempo, e nel pomeriggio invece ci hanno dato dentro con l'allenamento, col training, e abbiamo finito adesso la manche da 16 minuti totali come al solito. Spero vi siete divertiti, che vi sia piaciuto anche questo video qua. E niente, lasciate un colpo di gas, iscrivetevi e alla prossima, al prossimo video. Ciao ragazzi!